La storia di Mosè inizia nel libro dell'Esodo, libro che narra dell'uscita dall'Egitto del popolo scelto da Dio sotto la sua guida. Uscire non significa soltanto allontanamento fisico da un luogo, ma desiderio di trovarne un altro. E Mosè veste il simbolo del riscatto di un popolo e per astrazione del genere umano, simbolo del riscatto dalla condizione di schiavitù a quella di liberazione. Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi mise dentro il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose ad osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora, la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Essa vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, era un fanciullino che piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli ebrei». La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andarti a chiamare una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino?» «Va», le disse la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me, io ti darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli divenne un figlio per lei ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l'ho salvato dalle acque». Il dipinto «Mosè salvato dalle acque» di Antiveduto Grammatica è un olio su tela di grandi dimensioni, databile alla fine del secondo decennio del 600. Antiveduto Grammatica nacque probabilmente sul finire del 1570, nei pressi di Roma. Nacque dai Senesi Imperiale e Artemisia Camoia. «Io questo disordine ho antiveduto», avrebbe detto così il padre, vedendo la moglie gravida partorire alla fine del loro viaggio da Siena a Roma. «Questo disordine ho antiveduto». E da qui il nome antiveduto dato al figlio. In zona stufa di Sant'Agostino, all'angolo con via della Scrofa, il giovane Caravaggio fu inizialmente nella bottega del pittore Lorenzo Carli, messinese. E prima di passare in quella di Giuseppe Cesari, il cavalier d'Arpino, frequentò proprio quella di Antiveduto Grammatica. E certamente Antiveduto si lasciò contagiare, pur mitigandolo, dal realismo caravaggesco. Mosè, salvato dalle acque, presenta uno studiato equilibrio formale, una sorta di sintesi fra un grandangolo sulle donne distribuite davanti a un paesaggio fluviale e uno zoom sul bambino. Punto centrale della tela è la sezione attorno alla perla sul petto della figlia del faraone, identità immediatamente riconoscibile per la preziosa veste e la corona.
è la prima figura che colpisce l'attenzione, perché figura centrale, più vicina all'osservatore, maggiormente tridimensionale, abbigliata sontuosamente. La delicatezza apparentemente inespressiva del volto, con la bocca chiusa e gli occhi socchiusi, sembra sottintendere un gesto elegante di compassione, la forza di un istinto materno che, in quanto sentimento, precede la razionale constatazione che il bambino è figlio di ebrei. Il capo piegato, così come leggermente la schiena, tracciano una linea che è simile per inclinazione a quella che in direzione opposta segue l'andamento della schiena della donna che regge a sinistra la cesta con il piccolo Mosè. In questo triangolo isoscele, quasi equilatero, si consuma il cuore del racconto. Il momento preciso descritto nell'Esodo vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. La figlia del faraone si china leggermente con lo sguardo tra il pensieroso e la contemplazione. Sembra in intimo colloquio, oltre che con se stessa, con una consigliera vestita di rosso, che con la mano destra chiede attenzione. Con suggestiva resa pittorica di luci e ombre. Fuori dal triangolo, nel registro di destra, c'è il pieno delle quattro ancelle, a cui fa da contraltare appunto il vuoto in quello di sinistra, dove c'è il paesaggio. Scelta stilistica molto studiata, perché le due diagonali del dipinto suggeriscono la profondità prospettica, quella che parte dal basso a sinistra, segue la riva del fiume, l'altra dal basso a destra i piani di profondità delle quattro ancelle. Considerando le due linee che partono dal centro dei lati al paesaggio inanimato in lontananza di sinistra, corrisponde in primo piano, in basso a destra, l'altrettanto inanimato susseguirsi di vesti. Allo stesso modo, i due rettangoli in alto a destra e in basso a sinistra presentano allo stesso livello di profondità diversi personaggi. Tutte le donne guardano verso la cesta, con le labbra di un evidente colore rosso, chiuse. Sono in silenzio, ascoltano. Gli occhi e la bocca in penombra della donna inginocchiata a sinistra, dettagli vagamente caravaggeschi, bilanciano la scena. Il tutto è come su un proscenio, quasi alla fine di una pièce teatrale. Quella bocca ha le labbra distanti, sta parlando. A leggere la pietas dello sguardo sta chiedendo un atto di misericordia. Il tempo sembra sospeso, nell'eternità di un istante congelato nel punto più nobile e più alto della narrazione. Tra la richiesta della donna e la benevolenza della figlia del faraone.